racconti di morti ammazzati, di lupara bianca, di scomparse di persone. Tutti questi episodi sono all'ordine del giorno e ormai lasciano nell'indifferenza più totale il cittadino medio. Alcune persone pensano che questi criminali si uccidano tra di loro, ma quando in una rapina o in un regolamento di conti rimane ucciso un passante estraneo alla vicenda, allora queste persone si ribellano indignate, proponendo di punto in bianco di debellare questa piaga che affligge la società ed evolve in un'ombra oscura e minacciosa. Secondo il mio parere, il problema è più grave di quanto non sembra a prima vista. C'era un video messaggio alla nostra famiglia qui presenti, e che grazie a lui piano piano riusciremo ad avere una verità e giustizia per Nino Ida. È stato molto di supporto per i nonni, molto di supporto per la nostra famiglia. Ora le parole all'avvocato. Il processo a carico di Nino Madonia e quello a carico di Gaetano Scotto, che oggi sono separati, ma in realtà vengono dalla stessa iniziativa giudiziaria della Procura Generale guidata da Roberto Scarpinato, che chiese il rinvio a giudizio di Nino Madonia e Gaetano Scotto per omicidio, uccisione del loro figlio e della loro nuora. Augusta Schiera purtroppo è morta prima di vedere l'apertura del processo. È morta il 28 agosto del 2019 e purtroppo in quel momento ci rendemmo conto che erano state profetiche le parole che la signora Augusta aveva pronunciato in un incontro pubblico nel 1995, di cui c'è traccia nel fascicolo processuale dove compare un documento, un foglio che riporta il testo che la signora Augusta si era preparato per leggerlo in quella occasione, e in quel testo si legge tuttora di come la signora Augusta 24 anni prima di morire preconizzava il rischio che sarebbe morta prima di ottenere verità e giustizia, e già 24 anni prima della sua morte manifestò la volontà di lasciare sulla sua tomba, che venissero apposte sulla sua tomba le parole che ricordassero che lì giace Augusta Schiera, mamma del poliziotto Antonino Agostino, in attesa di verità anche dopo la morte. Nel 2019, con la scomparsa della signora Augusta, un po' cominciò a morire anche Vincenzo Agostino. La moglie era stato pilastro dell'esistenza di Vincenzo Agostino, e senza la sua presenza non sarebbe mai riuscito a fare quello che ha fatto, che è qualcosa di gigantesco, quello di diventare da vivo un monumento alla lotta per la verità. Vincenzo Agostino rappresenta nella storia d'Italia, insieme a tanti altri e a tante altre persone, familiari di vittime di delitti di mafia o di terrorismo, ma in realtà già da solo è un emblema, come le mamme di Plaza de Mayo in Argentina. Vincenzo Agostino, per fortuna, si è avvicinato a verità e giustizia molto più di sua moglie. È vero, purtroppo è morto ad aprile scorso e quindi non potrà essere presente in aula come fino all'ultimo aveva sempre fatto a ogni udienza del processo a carico di Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto. Non potrà essere in aula il 7 ottobre, quindi non potrà ascoltare la lettura della sentenza.
però è pur vero che è riuscito a vivere abbastanza per vedere la condanna all'ergastolo di Nino Madonia sia in primo sia in secondo grado, è riuscito a vivere abbastanza per vedere come sia stato accertato, al di là di ogni dubbio, l'attività di depistaggio che è stata compiuta subito dopo l'uccisione di suo figlio Nino, e ha vissuto abbastanza per poter prima denunciare e poi vedere in buona parte, comunque in parte almeno, disvelati gli scenari che hanno visto protagonisti quelli che lui chiamava i pupari, cioè soggetti istituzionali che, anziché operare nell'interesse della democrazia e dei cittadini, operavano in contiguità a Cosa Nostra. Questo Vincenzo Agostini è riuscito a raggiungerlo. Questo è il risultato veramente impensabile che egli è riuscito a raggiungere con 34 anni di impegno nella ricerca di verità e giustizia sulla uccisione di suo figlio. È vero, tutti noi avremmo sperato di vedere un giorno il signor Agostino senza più barba e con i capelli tagliati. A quello non si è potuti arrivare. Il volto statuario di Vincenzo Agostino rimarrà un memento per la Repubblica, per tutte le generazioni a venire, di cosa sia stato il lato positivo della Sicilia, cosa sia stata in positivo questa terra che è stata sottoposta anche al dominio di forze criminali, ma che ha visto nascere, vivere e combattere persone che hanno realizzato, nell'interesse di tutti noi, hanno raggiunto risultati davvero, davvero insperabili. Concludiamo solo con le parole di Domenico Gozzo, che è il pubblico sostituto procuratore nazionale antimafia, che è pubblico ministero del processo Agostino, che ci ha mandato appunto due parole perché non poteva essere qua. Per tanti anni, troppi, è stato negato ascolto ad una famiglia che cercava la verità. È stato negato ascolto ai tanti colleghi di Antonino Agostino che ci ricordavano cosa era stato lavorare a Palermo in quel periodo della sua storia, come gli uffici palermitani fossero terreno di guerra tra chi la mafia la combatteva veramente e chi invece scendeva a patti. L'agente Agostino è stato certamente, nell'ultimo periodo della sua vita e del suo lavoro, l'uomo più solo del mondo. Molti amici non lo credevano quando parlava loro, altri amici lo tradivano, in vita ma anche dopo la sua morte. In quel periodo Agostino ebbe accanto solo la sua famiglia e sua moglie Ida. Lì trovò la forza per andare avanti, pur temendo quanto poteva accadere. Dopo la sua morte, dopo la loro morte, Antonino Agostino e Ida Giovanna Castelluccio hanno trovato un trattamento anche peggiore di quello che avevano avuto nell'ultimo terribile periodo della loro vita. Questo trattamento lo subirono i familiari, spettatori sempre più consapevoli di vari depistaggi, accerchiati dai finti amici, traditi dai dirigenti del commissariato di San Lorenzo, che negavano di sapere fatti essenziali per le indagini. 30 anni di vergogna per lo Stato e di sofferenza sulle spalle di questa famiglia. Cari Vincenzo ed Augusta, lo Stato deve scusarsi con voi. Abbiate riposo in pace adesso accanto ad Antonino e Ida e al piccolo nipotino che non avete mai potuto conoscere. Di fronte alle vostre sofferenze, noi tutti abbiamo un debito di verità che dobbiamo ancora onorare per difendere la memoria di chi è morto e per difendere la nostra democrazia. Questo debito non ha limiti. La verità, a lungo nascosta da depistaggi, va cercata senza che sia possibile opporre nulla che non sia al pari verità.
Tutto deve poter essere investigato con rispetto delle regole, ma senza limitazioni. Lo dobbiamo ai nostri morti, lo dobbiamo alle loro famiglie che ancora oggi soffrono, lo dobbiamo a noi stessi e alla nostra Italia. Grazie a Domenico Gozzo che ci ha inviato queste parole. Adesso intanto ringraziamo tutti per essere stati qua.